Siamo sempre nella parrocchia di Croce Santa, in una parte del luogo della memoria, cioè attraverso foto, attraverso immagini, attraverso frasi, si ripercorre un po' non solo la vita, ma anche il messaggio del venerabile servo di Dio, Don Felice Canelli. Poi ci recheremo anche nella tomba, chiaramente nei prossimi giorni. E siamo qui, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro percorso, per proporre nel mese di giugno, nel mese del Sacro Cuore, in cui normalmente nella usanza, ma è nella devozione di noi cristiani cattolici, noi riserviamo una preghiera speciale per i nostri sacerdoti. E siamo appunto attraverso alcune frasi prese di qua, prese di là, del diario di Don Canelli, riflettendo proprio attraverso la sua esperienza di sacerdote, e che sacerdote, riflettendo su come si può vivere non solo il sacerdozio, e quindi questo fatto non deve servire solo ai sacerdoti, ai preti, oppure anche ai ministri ordinati come diaconi, o ai consacrati e alle religiose e ai religiosi, ma deve servire anche ai cristiani, perché molto di quello che dice Don Felice appunto poi si riflette nella vita del cristiano. Deve servire a riaccendere in noi la fede. Ma chi è stato Don Felice? Ascoltiamo quello che il giorno dei suoi funerali, il 23 novembre del 1977, spero di non confondere perché la mia testa e i numeri non sempre vanno d'accordo, il 23 novembre del 1977 l'allora vescovo della diocesi, Monsignor Angelo Criscito, disse di lui: Don Felice viveva nel mondo, ma non era del mondo. Viveva gomito a gomito con tutte le classi sociali, materialmente con i bisognosi, i poveri, i bambini, con i quali si era fatto bambino dolcemente fraterno e con tutti. Questo era Don Felice. Un uomo, come abbiamo già detto in qualche precedente trasmissione, che si è fatto uomo e prete in mezzo agli altri uomini. Quando delle volte io sento dire che il prete è un uomo come tutti gli altri, questo è verissimo. Ma attenzione, che dire questo non deve significare che il prete a questo punto, essendo uomo come tutti gli altri, non deve dare nulla del suo essere prete, no. È proprio grazie a questa umanità, è proprio grazie alla fragilità, è proprio grazie alla debolezza di un uomo qualsiasi che attraverso quella debolezza Dio sceglie per donare la sua grazia. Ma se non mi riconosco come uomo tra uomini, questo è anche l'insegnamento di Don Felice Canelli, non potrò mai dare al Signore la possibilità di trasformarmi in canale arrugginito, ma un canale, uno strumento della sua grazia. Ci vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.